La trazione integrale permanente c'è, il motore boxer anche. Insomma, gli ingredienti per una Subaru ci sono proprio tutti, ma non stiamo parlando del solito SUV, bensì della più classica delle carrozzerie. Lei è nuova impresa, si rinnova nel look e si propone per la prima volta con propulsore mild hybrid. Notiamo che il paraurti si ammorbidisce, le luci diurne ora sono continue, abbaglianti e anabbaglianti sono a LED adattivi, mentre gli indicatori di posizione sono ancora alogeni. La calandra si assottiglia e notiamo inoltre che sotto il logo troviamo la telecamera del front view monitor. In sostanza possiamo dire che il frontale di nuova Subaru Impreza guadagna in eleganza abbandonando gli spigoli del modello precedente. All'interno, come vedremo dopo, l'abitabilità è tanta e a questo contribuiscono le dimensioni generose per il segmento C. Parliamo di una lunghezza di 447 cm, un passo di 267, una larghezza di 177 e un'altezza di 151. L'apertura del bagagliaio è ancora manuale, ci introduce a un piano non a livello, con una soglia alta ma particolarmente ampia. La capacità parte da 345 litri che possono arrivare a 1193 abbattendo gli schienali dei sedili frazionati in 40 e 60. Ricordiamo che sono 100 litri meno rispetto alla versione non mild hybrid, visto che la batteria occupa spazio che avrebbe un eventuale doppio fondo o ruota di scorta. Salendo a bordo, l'impostazione è pressoché la stessa rispetto al modello precedente. Partiamo da un quadro strumenti mezzo analogico, mezzo digitale con display da 4,2 pollici, lo schermo centrale capacitivo da 8 pollici ricco di connessione Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto a filo, Subaru Starlink, mappa con navigatore satellitare e sistema radio DAB. Nella parte alta della plancia, inoltre, in una posizione che non distrae alla guida, troviamo un terzo display da 6,3 pollici. Premendo il pulsante info sul volante riusciamo ad accedere a ben 9 diverse schermate, tra cui il flusso di energia, l'autonomia e il fuoristrada. Inoltre è molto utile nelle manovre poiché riproduce l'immagine della telecamera anteriore. Le sedute anteriori risultano sportive con forma ergonomica e dotate di regolazioni elettriche, mentre il cruscotto ha un aspetto classico con finiture ricercate come le doppie cuciture a vista. Posteriormente, come dicevamo, lo spazio abbonda nonostante i sedili sagomati. C'è da dire però che un eventuale terzo passeggero potrebbe risentire dello spazio per le gambe, data la presenza di un tunnel particolarmente pronunciato per via della trasmissione integrale. Nessuna bocchetta dell'aria, nessuna presa USB o 12 volt, ma in compenso troviamo un bracciolo con due portabicchieri e rivestimenti estremamente curati. Vediamo innanzitutto che cosa si nasconde sotto al cofano di nuova Subaru Impreza e Boxer. Parliamo di un 2000 4 cilindri aspirato Boxer, capace di erogare una potenza massima di 150 cavalli e 194 Nm di coppia, sommati ai 17 cavalli e ai 66 Nm del piccolo motore elettrico integrato nella scatola del cambio. Questo, oltre all'abbinamento con il cambio Linertronic, consente prestazioni adeguate, con uno 0 a 100 raggiunto in 10 secondi e una velocità massima di 197 km/h. Vediamo però come è strutturato il sistema ibrido di Subaru. Il motore elettrico innanzitutto è alimentato da un pacco batteria agli ioni di litio disposto sopra l'asse posteriore, per un bilanciamento dei pesi ottimale tra parte elettrica e parte termica. Il sistema prevede tre diverse tipologie d'utilizzo: heavy driving, in cui il solo motore elettrico sospinge la vettura,
Motor Assist Driving, guida combinata tra benzina ed elettrico. Engine Driving, guida solo benzina. L'intelligenza del sistema è tarata per garantire l'efficienza complessiva riducendo consumi di carburante e emissioni. I boxer regola dunque il rapporto di utilizzo tra il motore a iniezione diretta e l'unità elettrica per adattarsi alle diverse condizioni di guida. Il pacco batterie si ricarica nelle fasi di rilascio e in tutte le condizioni in cui il motore termico è in funzione, con una ricarica maggiore in discesa e in frenata. Tutto questo si traduce in consumi ridotti del 10% rispetto al precedente 2000, con una media attestata di 7,7 litri per percorrere 100 km in ciclo WLTP, che poi abbiamo anche confermato durante la nostra prova. Presente anche il sistema SI Drive, che consente la scelta di altre due modalità di guida: Intelligent Mode, che eroga la potenza in modo fluido e progressivo così da contribuire alla riduzione dei consumi, e Sport Mode, in cui si premia la sportività con un'accelerazione più vigorosa e pronta. Serenità e divertimento, questo è il motto di Subaru per quanto riguarda i sistemi di sicurezza. Con il nuovo pacchetto EyeSight, infatti, il nuova Subaru Impreza garantisce tanta sicurezza in tutti gli scenari di guida. Oltre a un'ottima visibilità, infatti, Impreza e Boxer è dotata di diversi sistemi di sicurezza attiva, tra cui il Vehicle Dynamics Control System, che riduce la possibilità di slittamento delle ruote, e l'Active Torque Vectoring, che agisce sul sistema frenante contribuendo nel facilitare la rotazione della vettura nella direzione da noi scelta. Presente anche il Blind Spot Detection, il Lane Change Assist e il Rear Cross Traffic Alert. Poi c'è l'EyeSight di livello V3, in grado di individuare vetture, moto, bici, pedoni e persino le linee di carreggiata, che si compone di diversi sistemi di sicurezza tra cui la frenata d'emergenza, il mantenimento di corsia, l'avviso di superamento della linea di carreggiata e il cruise control adattivo. Immancabili infine, come già accennato, anche gli abbaglianti automatici e lo steering responsive headlights, che orienta il fascio luminoso dei fari della vettura in base alla direzione dello sterzo. Per Subaru Impreza e-Boxer 2000 il prezzo parte da 32.500 euro per l'allestimento Style Navy, mentre la Premium parte da 35.000 euro. La nostra prova finisce qua. Per l'articolo completo, come di consueto, vi invito ad andare sul nostro sito www.showcar.news, dove potrete accedere anche al configuratore. Per qualsiasi curiosità potete scriverci al nostro numero di WhatsApp o SMS e seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e anche TikTok. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi anche al nostro canale YouTube e azionate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri ultimi contenuti.